Io mi chiamo Piero Colabrico, ho fatto molti anni il giornalista in strada, scrivo dei libri gialli. Bruno era, posso dire, un amico, nel senso che quando lui è uscito di galera, ha avuto le sue traversie, poi alla fine, quando è ritornato nella vita normale di tutti i giorni, passava spesso a trovarci al giornale o ci si incontrava in giro, e potrei raccontarvi decine e decine di storielline su Bruno, e lo farò con calma. La bicicletta è arrivata. Vabbè, qui la scaletta è rivoluzionata, perché sennò non andiamo d'accordo. Allora, Equivoci, ma è un gruppo di persone, di attori che reciteranno, leggeranno dei pezzi che ha scritto Bruno. Ma che senso ha? E poi incontrollate furie e finte allegrie ed esagerate malinconie. Penso di essere nato predestinato al furto, alla lettura e alla scrittura. Sono le tre arti in cui io mi sono esercitato in tutta la mia esistenza, un po' accidentata. Il primo furto che io feci, lo feci in casa di una signora. E fu in quel momento che il ragazzo conobbe la vera povertà, quella misera, offensiva. Ma quando scorre le fotografie, mio figlio ride e io mi sento un po' rinfrancata, perché se lui ride vuol dire che è calmo e sta bene. Mami, 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 40 anni, 40 no, a San Vito, a Giappaipo, dormi di qua e te va là. Lo sto spezzettando il mio ricordo di Bruno, perché magari è legato a queste canzoni. Allora, prima lui vi ha raccontato nel filmato un po' quali sono stati, come lui ha cominciato a scrivere. Ora la storia è un po' più bella di come l'ha raccontata lui, perché lui è quello che in carcere si chiama un coatto, cioè lui non, cioè è fuori, è stato un ragazzo difficile, è finito al Beccaria molto giovane, è entrato. Devo dire che nell'atto non c'è nessuna differenza tra ricchi, poveri, artisti, identici gli uni agli altri. Ma di notte odi anche gli spari di malfattori e le sirene della polizia. Allora, ho conosciuto Bruno Brancher per ragioni professionali quando Atomo Tinelli, allora consigliere comunale, l'ha segnalato al servizio sociale per anziani del comune di Milano, in zona 4, dove io lavoravo. Bruno abitava in un alloggio popolare in via dei 500, al Corvetto. Anzi, no. In quell'occasione l'ho incontrato di persona, perché nel personaggio mi ero già imbattuta in precedenza sulle pagine di Cuore, l'inserto satirico dell'Unità. Quando Massimo Gottardi, che è stato mio collega, mi ha parlato della serata in memoria di Brancher, perché che per mesura arriva già in piazza del Don e per entrare quanti votur torna a de bottega, nascondi la cartella con dente rimestrage e lasci la giacchetta. Pari in mezzo a noi umani che siamo dolenti anche senza saperlo, affinché si ricominci a sorridere e non ci si odi più. E vola Madonna, vola. Comunque, fuggire va bene, ma fuggire da cosa? Io iniziai la mia corsa per sottrarmi a ingiusta cattura. Questa la sapete? Romana bella.
la mia mamma. Secondino, fammi un favore, portami inchiostro, carta e penna, e devo scrivere alla mia bella che appena esco la sposerò. Secondino, fammi un favore, portami inchiostro, carta e penna, e devo scrivere alla grazie.